Ciao ragazzuoli, io sono Rico e oggi andremo a tartassare di domande il nostro amico ChatGPT di domande sul Softair. Sono proprio curioso di vedere che cosa ne sa. Sono giorni e giorni che sento parlare di questo ChatGPT, è tipo il trend del momento, e infatti sono qui apposta. Si tratta dell'ennesima intelligenza artificiale. Cominciano un po' a mettermi ansia, tutte ste cose che fanno le robe in automatico. Comunque lui che cosa fa? Prende tutte le informazioni sul web, le smista, le rielabora, fa un discorso che fila abbastanza bene e ci dà l'informazione che gli abbiamo chiesto. Chiaramente non è tutto perfetto quello che lui dice, perché il web di per sé non è perfetto, ma sono proprio curioso di vedere che cosa si dice sul Softair. Quindi ora mettiamoci all'opera. Questa qui è l'interfaccia, molto molto semplice, e tra l'altro ci ho messo un po' prima di utilizzarlo, infatti avrei voluto far uscire prima questo video, ma non andavano i server. Dopo un po' di tentativi ci sono riuscito. Quindi partiamo con una domanda molto semplice. Allora, scriviamo. Cos'è il Softair? Dai. Il Softair è un'attività sportiva che consiste nell'utilizzo di repliche di armi da fuoco, aria compressa per simulare scenari di guerra e di pulizia. I partecipanti indossano abbigliamento protettivo e rispettano regole e norme di sicurezza per evitare infortuni. Il Softair è spesso utilizzato come mezzo per migliorare la forma fisica, la concentrazione e la capacità di lavorare in squadra. Mica male! Allora, al di là del fatto che quello che ha scritto è giusto, è scritto in un modo veramente umano. Ok, andiamo più sul tecnico. Quanti joule ha un chill da Softair? Chiaramente non sto volutamente a specificare Italia, perché voglio proprio vedere cosa salta fuori. È bello che ci pensa anche, vedete, c'è un po' di attesa. Ed è bello anche che la scrive lentamente. Il joule è un'unità di misura dell'energia cinetica e viene utilizzata per misurare la potenza di un fucile da Softair. La potenza massima consistita per un fucile da Softair in Europa è di 0,5 joule, mentre negli Stati Uniti varia da stato a stato. Tuttavia, la maggior parte dei fucili da Softair hanno una potenza compresa tra 0,2 e 0,5 joule. È importante notare che i fucili da Softair con una potenza maggiore di 0,5 joule possono essere considerati armi da fuoco e sono soggetti a regolamentazioni più severe. Ai, qui chiaramente la situazione è già abbastanza delicata già di per sé. È partito bene, poi però si è perso. Pensavo che facesse una piccola introduzione e addirittura facesse un elenco di tutti quelli che sono i joule consentiti in base a dove ci si trova nel mondo. E invece poi ha detto una cagata. Non è vero che la maggior parte dei fucili hanno una potenza compresa tra 0,2 e 0,5 joule, altrimenti vuol dire che i nostri fucili sparerebbero a 20 metri. E per quanto riguarda l'Italia, non è vero che i fucili che hanno una potenza maggiore di 0,5 joule sono considerati armi da fuoco. Vediamo se conosce il mio canale. Magari glielo scrivo con il nome che avevo prima, perché forse fa un po' di confusione. Conosci Rico Airsoft? Non ho informazioni specifiche su un'azienda o un produttore chiamato Rico Airsoft. Tuttavia ci sono molti produttori e rivenditori di attrezzature per Softair noti come Airsoft, che producono e vendono una varietà di fucili e accessori per questa attività sportiva. Rico Airsoft potrebbe essere uno di questi. In ogni caso è importante fare ricerche e acquistare le attrezzature solo da fonti affidabili e rispettare sempre le norme di sicurezza e le leggi relative all'utilizzo delle armi. Ok, mi piace come, un po' come facevamo noi quando andavamo a scuola da Baldi Giovincelli, che ci facevano una domanda e pur di far vedere che avevamo studiato, raccontavamo tutto quello che non c'entrava un cazzo con la domanda che ci ha fatto il professore, pur di dire qualcosa. Ecco, il nostro chatbot sembra un po' fare questa cosa qua. Io non sono né un produttore, non vendo un cazzo. Chatbot non mi conosce. Ora gli faccio la domanda che voi mi fate tutti i santi giorni su Instagram. Quale fucile da Softair mi consigli per iniziare? Qua sono troppo curioso. Se sei un principiante del Softair, ti consiglio di iniziare con un fucile d'assalto AEG, poiché sono facili da usare e offrono una buona combinazione di potenza, precisione e fidabilità. Le famose raccomandate per principianti sono Takumaru, i classic armi, i GNG e Wolfage in generale
Cerca un fucile con una buona qualità costruttiva, sicurezza e un design robusto. Ricorda che il fucile da soft air è solo una parte dell'equipaggiamento necessario. Dovresti anche acquistare una protezione per gli occhi, una maschera per il viso, guanti, abbigliamento adeguato e un caricatore di riserva. Io vi giuro che ho la pelle d'oca. Tra l'altro ha suddiviso tutto per paragrafi ordinati e ci comincia con il dire che se siamo dei principianti ci consiglia di utilizzare un fucile elettrico, quindi un AEG, che effettivamente è l'acronimo corretto. Noi utilizziamo ASG, ma sarebbe AEG, ovvero Automatic Electric Gun. Ci fa capire che comunque sarebbe meglio utilizzare una replica elettrica. Poi ci dice che i fucili d'assalto AEG hanno un meccanismo di alimentazione elettrico che consente un tiro semiautomatico e automatico. Inoltre, essendo un fucile d'assalto, ti darà la versatilità necessaria per giocare in diverse situazioni e in diversi ruoli. È incredibile. Alcune marche famose raccomandate per i principianti sono Tokyo Marui, Classic Army, G&G e WFC. Vabbè, diciamo che non sono proprio marche per principianti, l'unica tra queste è G&G. In generale, cerca un fucile con buona qualità costruttiva, sicurezza e un design robusto. Non fa una piega. E qui arriva il bello. Ricorda che il fucile da soft air è solo una parte dell'equipaggiamento necessario. Dovresti anche acquistare una protezione per gli occhi, una maschera per il viso, guanti, abbigliamento adeguato e un caricatore di riserva. Cioè, raga, dopo questa non scrivetemi più, andate direttamente da chatbot. Adesso mi sto gasando come una mina, voglio continuare a chiedergli altre cose. Allora, come si tara un'ottica per il fucile? Altra domandina tecnica un po' infima. Tarare un'ottica per un fucile da soft air, addirittura si ricollega, significa regolare la mira in modo che il puntamento sia preciso e che la mira sia allineata con il punto di impatto del proiettile. Ci sono diverse tecniche per tarare un'ottica, ma di seguito ho riportato un metodo comune. 1. Monta l'ottica sul fucile, assicurati che sia fissata saldamente. Posiziona il fucile su un treppiede o su una base stabile e punta verso un bersaglio distante almeno 20 metri. Usa le regolazioni di alzo e deriva per allineare il reticolo dell'ottica con il bersaglio. Spara un colpo di prova e vedi dove cade il proiettile rispetto al bersaglio. Regola di nuovo l'alzo e la deriva dell'ottica per compensare la differenza tra il punto di impatto del proiettile e il punto di mira. Ripeti i passaggi 4 e 5 fino a quando il punto di impatto del proiettile è allineato con il punto di mira. Dopo aver tarato l'ottica è importante controllare la taratura di tanto in tanto, poiché le condizioni atmosferiche e le variazioni delle temperature possono influire sulla precisione. Ci lascia un po' di suspense. Ricordati di usare sempre le protezioni per gli occhi e di fare attenzione alla sicurezza quando sparare. Posso chiudere il canale, ho già capito. Tutto quello che ha scritto ha senso, anche qui, non fa una piega. Non pensavo che fosse così preciso e così pulito nello scrivere. Sembra che ci sia veramente una persona competente che sta scrivendo le cose. Chiaramente c'è qualche piccola imprecisione o cose poco chiare, però, porca puttana, è comunque un'intelligenza artificiale. Ora gli chiediamo un'altra cosa. Come posso effettuare un custom da soft air? Vediamo se il nostro chatbot è anche un meccanico di soft air. Ci sono diversi modi per personalizzare un fucile da soft air. Ecco alcune opzioni comuni. 1. Upgrade del gearbox. Il gearbox è il cuore del fucile da soft air e gli upgrade possono migliorare la potenza, la velocità di tiro e l'affidabilità. 2. Miglioramento della precisione. L'installazione di un tubo flessibile, una canna di precisione e una molla di compressione più forte può aumentare la precisione del tiro. Ok? Personalizzazione estetica. Si può cambiare l'aspetto del fucile con una nuova vernice, accessori o decalcomanie. Accessori aggiuntivi. Una mira laser, illuminatore, un bipiede, una slitta per l'aggiunta di accessori come ottiche, laser e luci possono essere installati per migliorare le prestazioni del fucile. Potenziare la batteria. Se il tuo fucile è un AEG, potresti voler migliorare la batteria per aumentare la durata della vita della batteria e il numero di colpi sparati per carica. Ricorda che alcune modifiche possono rendere il fucile non conforme alle norme di sicurezza e alle leggi locali, quindi è importante verific. Gli piace finire con questi tocchi un pochino così di suspense. Adesso ci darà sicuramente la parte finale. Verificare prima di effettuare qualsiasi modifica. Inoltre è sempre raccomandato
raccomandato l'utilizzo di un tecnico specializzato per effettuare qualsiasi modifica, soprattutto quelle più complesse. Il primo punto non fa una piega. Il secondo ci parla di un tubo flessibile, che sinceramente non so che cosa sia questo tubo flessibile. Poi ci parla di una molla di compressione. Vabbè, una semplice molla. Poi ci parla addirittura di personalizzazione estetica, dicendoci che si può cambiare l'aspetto verniciandolo, mettendo accessori o addirittura applicando decalcomanie. Solitamente sui fucili non si utilizzano, si va direttamente con incisioni al laser oppure con delle serigrafie. Poi ci parla di accessori e ci parla addirittura di potenziamento la batteria. È poco preciso, perché in realtà non è che si potenzia la batteria la sostituisci, ce ne metti una che ha più mAh in modo tale che appunto puoi sparare più pallini. Setup da Softair per iniziare. È indeciso, qua è molto indeciso. Per iniziare a giocare a Softair ti consiglio di procurarti i seguenti elementi di base. 1. Fucile d'assalto AEG, come ho già menzionato, un fucile d'assalto AEG è una buona scelta per i principianti, poiché è facile da usare e offre una buona combinazione di potenza, precisione e affidabilità. Madonna. Protezione per gli occhi: è obbligatorio indossare una protezione per gli occhi per evitare infortuni agli occhi durante il gioco. Maschera per il viso: una maschera per il viso o una maschera integrale proteggono naso, bocca e mento durante il gioco. Abbigliamento adeguato: indossare abbigliamento comodo e adatto al gioco, in grado di proteggere da colpi e urti. Caricatori di riserva: è importante avere sempre un caricatore di riserva per evitare di rimanere senza munizioni durante il gioco. Batteria: se il tuo fucile è un AEG, assicurati di avere una batteria carica e di riserva per il fucile. 7. Munizioni: assicurati di avere abbastanza munizioni per il G. Non so perché quando arriva alla fine si deve impallare, poi non so perché sta un po' rallentando, magari è stanco. Accessori: secondo le tue preferenze e le tue esigenze potresti voler acquistare accessori come una mira laser, un illuminatore, un bipiede o una slitta per l'aggiunta di accessori come ottiche laser e luci. In generale è importante acquistare solo attrezzatura di buona qualità e di sicurezza, rispettare sempre norme di sicurezza e le leggi locali. Oh, il nostro chatbot ci dice che è importante acquistare solo attrezzatura di buona qualità. Bravo! Vabbè, adesso non è che vi dovete comprare subito il setup da 3.000 euro, però comunque il concetto è sempre quello. Cercate di prendere poche cose, ma buone. Cosa gli chiediamo come ultima cosa? Le marche dei fucili ce le ha dette. Quello che serve per iniziare ce l'ha detto. Me non mi conosce. Ok, finiamo con la domanda delle domande, che probabilmente molti genitori si pongono. Ma il Softair è pericoloso? Così chiudiamo in bellezza e lasciamo questo messaggio a tutti coloro che pensano sempre che sia una cosa brutta, da cattivi, da guerrafondai. Ok, non gli è piaciuta questa domanda? Credo che abbiamo fatto troppe domande, allora proviamo a fare così. New chat: il Softair è pericoloso? Il Softair è un gioco in cui le persone utilizzano repliche di armi da fuoco, gas a molla per simulare scontri a fuoco. Poiché si tratta di repliche, le armi non sparano proiettili veri e quindi il rischio di ferire qualcuno è molto basso. Tuttavia, come qualsiasi attività che utilizza armi, ci sono sempre dei rischi associati all'uso improprio o alla negligenza. È importante seguire le regole di sicurezza e utilizzare attrezzature protettive appropriate per minimizzare questi rischi. Ok, qui rimane molto vago, non è che ci sta a dire no, non è pericoloso, andate, giocate, no. Ci dice intanto cos'è il Softair. Qua è un po' poco preciso, perché dice: poiché si tratta di repliche, le armi non sparano proiettili. Vabbè, comunque come al solito dice cose che sono abbastanza corrette. Oh, io ci riprovo. Chi sono gli youtuber del Softair? Vediamo così cosa si dice. Airsoft GI, Red Wolf Airsoft, Evike Airsoft Superstore, Airsoftology, Airsoft Sniper, The Airsoft Farmer. Che cazzo è? The Airsoft Innovator, Airsoft... Questi youtuber creano video che mostrano le sensazioni di armi, tutorial sull'uso delle armi, partite di Softair e altri contenuti legati ad Airsoft. Ma vaffanculo! Ma chi cazzo è The Airsoft Farmer? Ma anche The Airsoft Innovator? Boh, secondo me
manco esistono. Adesso però sono curioso. Ma non esiste! Oltre a non avermi nominato, ha nominato pure della gente che non esiste. YouTuber Softair in Italia. Softair Games Italia, Airsoft Italia, Softair Mania, Softair Tactic, Softair Epic, Softair Evolution, Softair Wars Italia, Softair Action, Softair Area, Softair Channel Italia, questi... Ma oh! Ma che stronzo di merda! Ma non esistono questi cazzo di canali! Ma chi... È diventato un chiodo fisso. Dopo questa, basta. Ma... Ma che infame di merda! Poi ci dice che potrei essere un nuovo YouTuber che non è noto a livello globale. Direi che questa sessione con chatbot GPT è andata comunque piuttosto bene. Sono stupito, veramente, non pensavo. È comunque molto divertente da utilizzare, ci si passa il tempo, si scoprono anche delle cose, informazioni che si possono poi andare chiaramente ad approfondire sul web per scoprire chiaramente se tutto quello che si è detto ha un senso o meno. Detto questo, ragazzuoli, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e noi come al solito ci vediamo prossimo lunedì alle 18, sempre qui sul canale con un nuovo video. Ciao!